Marco è andato al bagno, non potevo andare al bagno, oddio è andato al bagno, mi trovava là mio padre, ah, faceva pipite che vuoi, oh, oh. Marco è andato al bagno con giornaletto, che giornaletto è? Topolino, sempre di dopo se parla, fallo uscire. Ah, te lo cai, diventi cieco, te lo cai, diventi sordo, te lo cai, diventi muto. Io pensavo che c'era un radioattivo, dice, perché sono? Faceva la pipica, la criptonite, ma che sei, ma? Ogni mese una visita dall'oculista, dice, magari mi diventa cieco. A 14 anni non ci vedevo. Mia madre, ah, che facciamo a sto bambino, gli mettiamo le goccette? Dice, no, mettiamo le manette, che meglio. Il bello e il cattivo tempo, torniamo qui all'ombra del Colosseo, stavolta lo becchiamo da solo. Marco Capretti stasera debutta con Fate i Buoni. Fate i Buoni, chi è sì, che sì. deve far bravo? Buono. Intanto la gente che deve venire, Fate i Buoni, venite a vedermi, anche se diciamo dai, la prevendita è buona, quindi per adesso hanno fatto i buoni. Hanno fatto i buoni. E invece sul palco? Sul palco dovrò fare il buono io, ma soprattutto dovrò fare ridere. E quindi siamo proprio in fermento, in preparativi, potete vedere la scenografia che sembra una bomboniera ma sostanzialmente è una nuvola. Qui si parlerà con l'altissimo stasera, non è che questo è lo spettacolo, come si suol dire, della Madonna, nel senso vero del termine. No, a parte gli scherzi. Da Dio, staremo da Dio. Sì, speriamo che saranno tutti da Dio. Dai, io ce la metto tutta. Di cosa parla velocemente? Hai questo il capretto dialogo? Sacrificale. No, beh, questo è un modo di rivisitare un po' quello che è il leitmotiv di tutta la nostra vita. Cioè, qualcuno che ci dice di fare i buoni. Da bambini perché piangiamo, da ragazzini perché ci chiudiamo un bagno, da adolescenti perché usciamo con la fidanzatina e quindi il papà della fidanzatina è geloso, da adulti quando finalmente abbiamo la possibilità di votare, quando dobbiamo votare, quindi il politico, fate i buoni, votate per me. Poi quando abbiamo delle possibilità economiche ci dicono, quindi la possibilità di spendere, ci dicono fate i buoni, sì, della spesa, e quindi dobbiamo continuare a fare i buoni fino alla pensione, dove quando sei lì per andare in pensione c'è tipo una Fornero che ti dice guarda devi aspettare altri 6 anni, fai il buono. La morale della favola è tutto un fa di buoni, poi magari andiamo su e ci sarà questo epilogo, andiamo su alle porte del paradiso e ci sarà qualcuno che ha detto ma l'hai fatto il buono fino adesso, ma è tutta la vita che sto a far buono. Insomma, il finale non ve lo dico, però di questo si parlerà, uno spettacolo sulla bontà. Allora, fate i buoni stasera, certo. Qui diciamo la data, oggi è l'11 di luglio, oggi 11 luglio. Ci vedranno da domani purtroppo. Da domani. Chi non ha fatto il buono e non è venuto stasera ha l'occasione di vedere ancora Marco qui il 16 agosto invece con Ti presento Roma mia. Ti presento Roma mia, che è uno spettacolo che io ho fatto una sorta di replica, una ripresa del mio spettacolo che ho fatto al PUF, al locale storico di Landofiorini, quest'inverno. Si parlerà di Roma e di tutte. Io penso che Roma è una città talmente cosmopolita, talmente grande e mastodontica che ognuno ha la Roma sua, cioè ogni romano può raccontare una sua Roma e è una storia completamente diversa. Io racconto la mia. E mi accorgo che poi sposa tanti pensieri, tanti sentimenti, tanto amore che c'è per questa città. È uno spettacolo che possono vedere i romani, ma anche i non romani, perché si riderà e si scherzerà sulla città eterna, perché se è vero che tutte le strade portano a Roma, sicuramente si passa per l'ombra del Colosseo. E allora, come chiudere? Fate i buoni, venitelo a vedere, fate i buoni, investite nel biglietto perché 15 euro il biglietto, 15 euro la platea, 10 euro la tribuna, quindi è un molto investimento popolare. Sulla risata, assolutamente, che vanno, poi diciamolo, tutti i soldi vanno in beneficenza, ecco. A me, okay. Ciao. Ciao, vi aspettiamo. È di Genova, 15 a lei? Per 100 volte, che cosa ha fatto? A capodanno di quest'anno non ha pagato gli straordinari vigili urbani, i quali si sono messi in malattia. Il 73% dei vigili urbani a Roma a capodanno non ha lavorato, stava in malattia. Il 73% non c'era. E a Roma si scureva. Stavamo una favola. Ma dove stai tu? Dai, sto a Bufalotta, devo arrivare a Ostia, fra 2 minuti sto là. Su raccorda la gente guidava, sembrava Lobot. Mare, profumo di mare. Una felicità, parcheggiavi la macchina, buttai per Romano Sabito, boom, la mette su marciapiede. Ma come ho parcheggiato? No, non ho parcheggiato male io, la macchina che non si sente bene. Sui
c'erano le multe, c'erano i certificati medici. E a proposito di quest'ultimi, i certificati medici sono stati fighissimi, stanno su internet, eh? Tutti, uno mar di testa, uno mar di panza, uno mar di piedi, uno ha scritto sto in coma. Il giorno dopo è andato al lavoro. Allora, ma stai in coma? Sì, ma era coma vigile.